Ragazzi, video trash scrementizio calcistico, tutti i miei link in descrizione come sempre, tempestate di like, questo video a bomba, il mio Instagram impiallato completamente qui, stalking anche su Instagram, è il video che andremmo a visionare, si intitola Il calcio fa schifo, e mi trovo leggermente d'accordo su questa cosa. Sotomayor, allora, 60 minuti, allora, 200 chilometri. Siamo qui riuniti oggi per incazzarci a dovere. Dai, non vedo l'ora di incazzarci. Voce del verbo, io mi incazzo, tu ti incazzi, egli si incazza. Oggi iniziamo parlando del calcio. Pensavo che dicesse oggi cominciamo a parlare del cazzo, però vabbè. E perché odio il calcio? Perché odi il calcio? Perché? Allora, innanzitutto non mi piace l'atteggiamento che c'è dietro. Nemmeno a me piace l'atteggiamento che c'è dietro il calcio. Perché quando ti danno un calcio, ti fanno male, ti fanno. Che è un atteggiamento sbagliato, secondo me, quando le persone ti danno un calcio. Primo, quello dei calciatori. Secondo, di quelli che vanno a vedere e quelle cazzate lì. Sti cazzo di calciatori, se la tirano un sacco, sembrano, che cazzo ne so, sembrano spartani, come la maschera che ha lui in faccia. Credo che sia una maschera spartana. E non è che pensano che un sacco di gente li sta guardando anche da casa. Lo stesso gli spettatori violenti e compagnia bella che fanno il tifo violento, quelle robe lì. Cioè, tu pensa se fanno tifo violento anche a casa loro? Cioè, spaccano le televisioni come se fosse acqua, no? Cioè, non pensano che forse li stanno guardando a casa, non pensano all'esempio magari che danno. Cioè, in effetti ha ragione, raga. I calciatori non pensano all'esempio negativo che danno alle persone che li guardano. Perché le persone che li guardano vedono che questi danno sempre calci, si prendono il vizio di dare calci e allora per strada cominciano a dare calci alle persone. Certo, ha ragione, è un esempio sbagliato, sbagliatissimo. Ai figli, o ai figli dei figli, o ai bambini dei figli dei figli. I figli dei figli dei figli dei fiori? Perché poi gli stessi figli dei figli dei bambini dei figli dei figli dei figli. Ricordiamoci a rigor di logica che sono figli dei figli dei figli dei figli dei bambini dei figli dei figli dei fiori. Copieranno quello che vedono fare in televisione, perché sono piccoli, guardano alla televisione i loro idoli che fanno queste cose, conseguenza loro si comportano allo stesso modo. E cominciano a prendere a calci chiunque, no? È giusto, il ragionamento è logico. Quindi voi siete un esempio di merda per questi giovani bambini. Calciatori, calciatori, siete un cattivo esempio, eh? Non si prendono a calci le cose. Gioco di piedi, gioco di villani, gioco di mani, gioco di cavalieri, no? No, mi sa che ho sbagliato, ho fatto confusione, eh? E poi diventeranno come voi da grandi, ed è per questo che la società va a puttane. Perché ci sono i calciatori che giocano a calcio. E non si fanno queste cose, ok? Non si fanno, cattivi. Senza contare tutti i soldi che voi vi prendete. Siete gli unici sportivi che prendono miliardi all'anno. Veramente, non ho parole, hai ragione. Cioè, come vi permettete di prendere tutti questi soldi? Voi non dovete prendere tutti questi soldi, calciatori. Cioè, siete gli unici che prendono un sacco di soldi. A parte i pugili che prendono miliardi anche loro, come minimo. Ma la colpa è di voi calciatori, ok? La colpa è vostra. A parte i politici che anche loro, senza fare un cacchio, prendono un sacco di soldi seduti in una poltrona a Parlamento a non fare niente. Cioè, manco io ci credo alle stronzate che stiamo dicendo, ma veramente, dai. Ma vai a fanculo, ti cazzate, figa. C'è bisogno di un sacco di roba per lo sport. Metteste a pensare a ste robe, ma pensa a mettere un po' di orari di lezione di educazione fisica nelle scuole, va? Oddio santo, oddio santo, questa è bella però, oddio, questa è bella. Mettere un paio di orari di educazione fisica nelle scuole. Il calcio è l'unico sport dove vediamo l'arbitro che viene contestato in modo violentissimo. Raga, questo è vero, qua alzo le mani in senso di arresa, non che faccia botte, ok? Alzo le mani perché ha ragione. Il calcio è l'unico sport in cui l'arbitro, invece di essere rispettato, gli si viene dato del cornuto a ripetizione. C'è poco rispetto dell'arbitro nel calcio, questo è vero. Cioè, però c'è anche da dire che negli altri sport gli arbitri non si fanno comprare. Ci sono partite comprate, arbitri comprati che te lo fanno apposta a darti il cartellino rosso. Poi, i simulatori, non si possono vedere. Allora, li vai lì, li tocchi dentro. No, raga, rivediamolo. Cioè, è tipo a Moviola l'ha fatto, no? Siete ridicoli. Poi, se non segui il calcio, sei un coglione.
E invece io vi dico che siete voi coglioni. Siamo tutti coglioni, raga, tutti quantissimi. Siamo proprio delle sfere enormi. Poi già che sono incazzato parlerò anche dei drogati. Stiamo scendendo nel trash con questo discorso, mi sa, eh. Perdono tutta la loro vita a farsi di roba. Adesso, senza entrare nel merito di quale roba, stanno lì, si prendono quello, si alcolizzano di là, si ci butto dentro anche l'alcol. Buttiamoci dentro anche la codeina mentre ci siamo a questo punto. Si fumano quell'altro, si tirano su quell'altro. Ma tanto c'è, cioè, la vita è una sola, poi in qualche modo devo morire prima o poi. Ma è meglio dopo, molto dopo che prima. Poi sono tutti... No, poverini, cazzo, cioè, avevo solo 4 grammi di marijuana, cioè... Alla fine è un bravo ragazzo, io lo conoscevo. Cioè, dal calcio siamo andati a finire ai drogati, agli incidenti stradali, all'apocalisse mondiale, no? Che discorso intelligente! Ragazzi, questo video trash escrementizio, sportivo, calcistico, finisce qui. E mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. E come in ogni video dove si tirano calci a delle palle, la morale è solo una. Uno, non andare più a vedere una cazzo di partita, non ci vai più. Due, non abbonarsi a quella cazzo di Sky. Tre, quando vai a far la spesa ti segni gli sponsor di queste merde e non compri più i loro prodotti.